Panorami di Djibouti, il capoluogo della colonia francese della costa dei Somali. La sola industria locale è quella dello sfruttamento delle saline, ma la sua posizione allo sbocco del Mar Rosso e all'entrata del Golfo di Aden fanno di questo porto il più importante scalo delle navi dirette in Estremo Oriente. Le navi francesi e straniere delle linee dell'Oceano Indiano vi si riforniscono infatti di carbone, acqua e viveri. La linea ferroviaria di 784 km, ultimata nel 1917, che l'unisce ad Addis Abeba, ne fa a sua volta lo sbocco naturale di gran parte dell'Etiopia. Djibouti fu richiesta inutilmente dall'Italia dopo la vittoria dell'intesa come compimento delle promesse fatte al tempo dell'intervento, e solo la nostra occupazione del retroterra etiopico ha messo fine al commercio degli schiavi, che vi fioriva dal 1912 per opera dei Ras dell'Abissinia meridionale, con la tacita tolleranza delle autorità locali, e al brigantaggio che rendeva pericoloso l'avventurarsi su questa ferrovia.